carissimi amici benvenuti a questo nuovo appuntamento su cristiani today questa sera appunto facciamo una puntata speciale come ben sapete eh, questa settimana sono stata impegnata presso l'università regina apostolorum a roma eh, un ateneo dove appunto ogni anno da 12 anni ormai si tiene il corso su esorcismo e preghiera di liberazione questo corso viene diciamo, tenuto da eh, vari sacerdoti esorcisti. E in particolar modo vi era la presenza del presidente internazionale degli esorcisti. Padre Francesco Bamonte, poi vi era Donaldo Buonaiuto, eh, Don Paolo Morocutti, il rettore dell'Ateneo ehm, dell'Università, Padre Pedro Barajon. Poi anche ho avuto modo di conoscere Salvatore Martinez, il presidente eh, delle Rinnovamento nello spirito, insomma, i relatori erano tanti ed erano vari. Ehm, gli argomenti, diciamo, erano molto interessanti. Tutti basati su, sull'esorcismo, la pratica dell'esorcismo, della preghiera di liberazione, dell'esistenza anche della parte angelica, degli angeli, dei demoni e di tutto quello che, insomma, concerne anche il satanismo, la magia, l'occultismo, insomma. Un bagaglio di informazioni interessanti da non sottovalutare. Il corso era aperto a mm, tutti i laici che insomma volevano aderire a questa iniziativa, ma soprattutto a tutti i sacerdoti da, da parte di tutto il mondo venivano. Infatti c'erano anche sacerdoti eh, colombiani, eh, filippini, insomma, tante, tante persone, tante nazionalità, tanti americani. E ognuno veniva lì appunto per eh, trarre fonte, fonte di, di conoscenza da, da queste relazioni. Io ho avuto modo di ehm, intervistare due sacerdoti, eh, Don Paolo morocutti che è appunto sacerdote esorcista, docente universitario di teologia presso l'università cattolica e gregoriana. Nell'intervista ehm, Don Paolo. Eh, mi ha parlato, ha parlato appunto della possessione diabolica e la relazione interessante che lui ha tenuto eh, in quei giorni è stata eh, sul tema della celebrazione dell'esorcismo una prassi liturgica eh, regula fidei quindi io adesso manterò in onda l'intervista breve che ho fatto a Don Paolo Moroccuti e ci, ci vediamo subito dopo Lei ha detto che in Italia ci sono circa 250 esorcisti. Circa, sì, sì, nominati dai vescovi. Però ha detto che sono state divulgate circa 2.500 copie dei rituali. No, sono, stati, sono spariti all'inizio questi rituali, perché tante persone sì. che non sono neanche sacerdoti laici, quando è uscito questo rituale l'hanno comprato, come eh, se fosse ad uso loro, diciamo. No? Ma questo, da una parte, eh, è allarmante, no? perché vuol dire che c'è un uso indiscriminato di rituali che sono riservati a dei sacerdoti che hanno una conoscenza di questo segmento particolare del, del Ministero. Dall'altra parte però a noi sacerdoti deve eh, far suscitare una domanda, vuol dire che c'è una grande e eh, larga eh, fetta di persone che sentono il bisogno di avere... Eh, di avere un aiuto, ora stabilire quanti di questi siano persone esaltate, quante siano persone eh, poco equilibrate e quante persone realmente hanno bisogno, questo è difficile dirlo, però certamente eh, per noi eh, è chiaro no, che tante persone che hanno realmente bisogno fanno fatica a trovare sacerdoti che le sappiano comprendere, indirizzare, aiutare. Da questa conferenza abbiamo capito che diciamo, eh, le preghiere di esorcismo, quindi il rituale sull'esorcismo, lo può effettuare soltanto un esorcista con il mandato del vescovo. Però mh, ci sono dei casi in cui dei laici abbiano avuto un mandato dal vescovo per effettuare preghiere di liberazione ma anche esorcismi. I vescovi non possono dare dei mandati che vadano contrari al diritto canonico universale della Chiesa. Il diritto universale della Chiesa cattolica stabilisce che eh, l'esorcista debba essere un presbitero, quindi non solo il mandato, deve essere un sacerdote, neanche un diacono, un sacerdote che ha il mandato scritto del proprio ordinario, del proprio vescovo. Quindi questo è il mandato. Se un vescovo dà un mandato di esorcista a un laico commette un'infrazione che eh, va in una linea diversa da quella della Chiesa, quindi cioè, eh, eh, di fatto non, non ha una validità perché un vescovo non, può, eh, non ha facoltà di superare o di dire o dare un insegnamento diverso da quello della Chiesa. Questo è il diritto canonico universale, c'è cioè un canone che dirime tutto questo. Poi lei ha, detto, un, ha fatto una differenza, lei ha detto che ci sono più persone vessate che posseduti, quindi la differenza tra possessione e vessazione qual è? Allora, la possessione, che alcuni dividono in primo grado e in vari gradi, comunque sostanzialmente la possessione come dice la parola stessa, si tratta della persona che è posseduta, cioè quindi lo spirito maligno o gli spiriti maligni, perché possono essere, come sappiamo, anche più di uno, sono, eh, lo vediamo nel Vangelo in maniera molto chiara, all'interno della persona, cioè lo spirito maligno prende possesso della persona, quindi è per questo la parola possessione, si tratta di una possessione proprio, no? Eh, la vessazione invece è il modo con cui il demonio vessa, cioè dà, eh, diciamo, fastidio alla persona, può essere che... So, spesso lavorando con i giovani mi accorgo che chi partecipa a sedute spiritiche, sedute medianiche, poi ha dei disturbi, tipo la notte si sveglia, si sente eh, so, eh, può essere anche cose molto più semplici, eh, so, eh, sensazioni di paura, sensazioni di soffocamento, eh, pure si, sente proprio, si accendono le luci, possono essere cose di, di varia natura, questa è una vessazione, cioè sostanzialmente voglio dire che è una cosa che viene dall'esterno. Pensiamo per esempio a Padre Pio da Pietrecina, se vogliamo vedere la vita dei santi, Padre Pio da Pietrecina era visitato dal demonio, era addirittura abbattuto la notte dal demonio, no? quella non era una possessione, quella era una vessazione, una vessazione molto grande perché aveva conseguenze anche sul corpo di Padre Pio, ma era una vessazione, cioè il demonio agiva dall'esterno per dare eh, fastidio a Padre Pio, se vogliamo prendere l'esempio le, le, di San Pio come di altri santi, no? invece la possessione si tratta quando lo spirito maligno entra, prende possesso delle facoltà della persona. Una cosa che mi incuriosisce, lei ha parlato di, durante alcuni esorcismi, della persona quando per comando il demonio fa vomitare questa persona alcuni oggetti, un oggetto che per esempio lei ha visto con i suoi occhi? Ah, guardi, questo non l'ho detto io, lo dice il rituale, io ho citato un numero del rituale, cioè in cui il rituale Romanum eh, consiglia esplicitamente di ordinare al demonio di dire dove ci sono, se sono stati ingeriti degli oggetti e di farli vomitare, quindi... Ora il riferimento è quello che ho dato leggendo proprio espressamente quel, quel, quel numero del rituale. Questo credo che sia esperienza abbastanza frequente, ahimè, de, degli esorcisti, cioè di vedere oggetti che si materializzano, insomma, dire, personalmente è capitato di vedere rosari come trecce di capelli, qualche altro confratello nei convegni internazionali anche di grande equilibrio e di grande esperienza come chiodi, pezzi di vetro. Eh, Sa, quando si ha a che fare col maligno poi queste cose non sono così strane, cioè, purtroppo sono... però ecco direi che questo rischia di sviarci no? perché questo è un ministero di grazia e di misericordia, no? purtroppo noi siamo un po' abituati male dal cinema e dalla televisione che fanno vedere un aspetto di grande confusione e, e soprattutto no, sembra quasi che sia il maligno a prevalere in realtà, a prevalere la grazia, a prevalere la tenerezza e poi queste persone stanno meglio, quindi c'è cioè, l'azione della Chiesa poi è indirizzata a fa far star bene queste persone che ricorrono a Gesù. Io ringrazio Don Paolo Morocutti per gli amici di Cristiani Today. Mi scuso se alcuni magari non hanno sentito bene le parole di Don Paolo Moroccuti, c'erano appunto dei eh, pezzi dell'audio che si sentivano un po', un po' piano, ecco ripeto magari quello che non avete ascoltato, Don Paolo Moroccuti intanto in questa intervista eh, ci ha detto espressamente... Che eh, l'esorcismo può essere praticato soltanto da un presbitero, quindi un sacerdote che viene nominato dal vescovo. I laici non possono effettuare esorcismi. Eh, l'esorcismo è, ehm, diciamo, nettamente riservato al sacerdote. Poi, ehm, nel finale dell'intervista, abbiamo chiesto a. A Don Paolo appunto questa caratteristica, a volte che durante gli esorcismi compaiono oggetti che la persona è posseduta in quel momento vomita, quindi dalla bocca, ecco, e, e sono delle, delle manifestazioni che ancora sono sotto studio, quindi non si sa, eh, non si capisce ancora come può essere... Ehm, Com'è possibile una cosa del genere? Perché sono oggetti che nella stanza non vi sono e poi compaiono. Eh, la bocca del posseduto è vuota ma eh, riesce magari a eh, espellere fuori dal suo corpo degli oggetti eh, appuntiti come dei chiodi, ehm, delle catene lunghe due metri ehm, e queste cose sono testimoniate, documentate ehm, in dei documenti, in dei file che comunque loro stessi ci hanno, ci hanno mostrato. Adesso io vorrei proseguire con l'intervista eh, fatta al rettore dell'università Padre Pedro Barajon, eh, rettore del Centro Europeo e promotore del corso ehm, esorcismo e preghiera di liberazione, eh, padre Pedro, durante la relazione ha affrontato il tema degli angeli e dei demoni nella Sacra Scrittura e nel Magistero della Chiesa. E eh, venerdì ha concluso diciamo, la sua eh, relazione spiegando la teologia dell'esorcismo come sacramentale, perché l'esorcismo è un sacramentale. Ecco, seguiamo l'intervista insieme. Amici di Cristiani Today, mi trovo all'Ateneo Regina Apostolorum e sono con Padre Pedro Barajon, rettore appunto di quest'Ateneo. Mi trovo qui in occasione del corso Esorcismo e Preghiera di Liberazione. Partiamo proprio da questo corso, ormai dalla dodicesima edizione di questo corso. Com'è nata l'idea di, di fare appunto eh, un corso dedicato alla preghiera di liberazione e all'esorcismo? Allora, è partita da un istituto che noi abbiamo, che si chiama Sacerdos, che sta per sacerdote e sacerdoti, eh, dove noi diamo formazione ai sacerdoti. E, tra le tante attività che noi pro proponevamo, eh, ci è stata suggerita dagli stessi sacerdoti fare un piccolo corso su questa tematica, sorcismo, preghiera e liberazione. In realtà noi volevamo una giornata, un giorno, un po' di chiarimenti. Però attraverso una collaborazione molto fruttuosa con il Gris, che è questo centro di studi sulle sette di Bologna, che è anche, anche una collaborazione con la conferenza episcopale italiana, è venuto fuori un corso dove si studia in modo più approfondito la tematica. Dunque è stata una richiesta degli stessi sacerdoti e noi siamo venuti all'incontro per poter fornire eh, formazione e informazione su questa tematica. Ecco, è giusto anche capire la differenza, a volte questo non è scondato, tra preghiera di liberazione ed esorcismo. L'esorcismo è un fatto direi più, più forte, quando una persona è posseduta dal demonio e richiede un intervento specifico di un sacerdote con un rito speciale, c'è cioè un rituale che la Chiesa è stata diciamo, approva, eccetera. E solo lo può fare un sacerdote che ha una delega specifica del vescovo. Eccetera. È una, un intervento forte per una persona che ha un bisogno grande perché si ritiene che il demonio abbia un flusso forte, arricchisca fortemente nella personalità, nella persona di, di questo fedele che viene a chiedere aiuto. Invece, la preghiera di liberazione, è per questi casi, dove l'influsso del demonio più debole però esistente. Eh, si chiama tecnicamente infestazione, si chiama anche vessazione, so, casi minori, dove eh, lì in questo caso un sacerdote attraverso una preghiera di liberazione appunto specifica, una benedizione speciale, può aiutare il fedele. Ma chi può fare la preghiera di liberazione oltre i sacerdoti e come possono essere di aiuto i ai laici? Le preghiere di liberazione normalmente le fanno i sacerdoti mh, e se possibile, anche se non assolutamente necessario, però sarebbe bene che informassero i, ves i vescovi, che chiedessero eh, diciamo un permesso anche specifico ai vescovi. Però soprattutto se sono organizzate, se sono ricorrenti, eh, è bene che ci sia una comunione ecclesiale. Normalmente la fa un sacerdote. In alcune occasioni speciali... Eh, anche mh, questo è importante che il vescovo lo sappia, il sacerdote potrebbe mh, ricorrere a un laico che ha eh, doni o carismi speciali. Eh, però, come ripeto, la preghiera di liberazione sarebbe conveniente che la, che la facesse un sacerdote, anche se in casi concreti e specifici e ben determinati, d'accordo da, con il sacerdote, potrebbe venire occasionalmente un laico. A maggior ragione l'esorcismo può farlo solo il sacerdote col mandato del vescovo, perché una cosa che appunto è emersa da questo corso di formazione, diciamo, è che ci sono molti esorcisti ambulanti, come ha detto lei. Allora, è il rischio che ci siano questi eh, esorcisti ambulanti di cui parla gli Atti degli Apostoli, no? Paolo si trovava questi esorcisti che andavano di qua e di là. La disciplina attuale della Chiesa è molto chiara, molto precisa. Solo possono fare esorcismi il vescovo diocesano oppure un sacerdote a cui lui dà la delega, sacerdote o sacerdoti, in plurale non è che debba essere necessariamente uno. Purtroppo è successo nel passato, spero che sempre di meno, che alcuni sacerdoti o addirittura laici, vedendo che non c'erano esorcisti o perché vo volevano fare le cose da sé, da loro, hanno cominciato a fare esorcismi senza autorizzazione. La Chiesa ovviamente non approva e non dà la sua eh, autorità a questi esorcismi. Ma in base diciamo, all'esperienza dei suoi confratelli esorcisti, i soggetti che si rivolgono all'esorcista hanno diciamo, maggiormente problemi di natura psicologica o di natura invece spirituale? Lì trovare e dare un percentuale non, non è facile. Diciamo che molte persone che vengono dagli esorcisti, un numero mh, abbastanza elevato possono essere persone che hanno disagi di tipo psicologico, eh, che, hanno, mh, mh, che richiedono intervento psicologico o psichiatrico. Altre invece no, eh, perciò c'è questo periodo di discernimento, mh, sia lo stesso sociocista, sia un gruppo di laici, che dice, va bene, questa persona, ciò che si sta raccontando ha bisogno di aiuto, però l'aiuto di cui ha bisogno è specificamente psicologico, psichiatrico, spirituale, o addirittura esorcistico, si fa un discernimento, perché potrebbe avere eh, aiuto semplicemente spirituale. Il sacerdote dice: Guarda, tu il problema tuo è che non stai pregando bene, non stai facendo bene queste cose che devi fare da laico, da fedele. Invece, in alcuni casi, io direi sono pochi, relativamente pochi, di quelli che si presentano: c'è bisogno dell'esorcismo. I percentuali è difficile darli perché non abbiamo statistiche, però diremmo che la maggioranza che viene ha bisogno di aiuto psicologico, psichiatrico e quasi tutti spirituale, però di tipo normale. In alcuni casi, pochi, però esistono, un esorcismo oppure una preghiera di liberazione. Perché a volte può capitare che il disturbo psicologico può essere legato anche a quello spirituale. A volte c'è questo legame, che un disturbo psicologico potrebbe essere legato a un disturbo spirituale, una possessione, un'infestazione... E lì mh, bisogna agire a questi due livelli. Se c'è bisogno della possessione si fa l'esorcismo, però anche si potrebbe fare una cura di tipo psicologico o psichiatrico. Eh, io penso che questi casi anche esistano, non, ripeto, non posso dare numeri, eh, non dico che sempre siano così, non dico che in tutti i casi di esorcismi sia anche mh, ci sia bisogno di un aiuto eh, necessariamente psicologico o psichiatrico. A volte ciò che può capitare è che una persona che ha avuto un influsso forte del diavolo, anche se guarita, potrebbe poi avere aiuto eh, di un'assistenza un psicologica, perché la persona nella sua natura si sarebbe un po' distrutturata. Lì l'esorcista deve vedere con l'equipe che ha, per caso per caso. Durante la relazione che lei ha tenuta ha parlato del tema angeli e mh, demoni nella Sacra Scrittura e nel Magistero della Chiesa, diciamo una un, un tema molto forte e molto bello anche da approfondire. Però secondo lei si parla poco anche all'interno della Chiesa, dell'esistenza degli angeli e dei demoni? Ovviamente dobbiamo dire una cosa molto chiara. Nella Chiesa si deve parlare piuttosto di Dio, di Cristo, della Trinità, della Madonna, eccetera. Sono temi positivi, propositivi e così via. Però si deve parlare anche dell'esistenza di questi esseri, parlo adesso dei demoni, angeli perversi, decaduti, che, che hanno negato Dio, perché è parte anche della vita cristiana, è anche parte dell'esperienza cristiana. Dunque non è il nostro messaggio centrale, il nostro messaggio centrale riguarda Dio, riguarda il Vangelo, riguarda Cristo, riguarda il nostro impegno nell'amore verso gli altri, la carità e anche l'impegno sociale verso i poveri e chi ha bisogno. Però non dimentichiamo, queste persone che hanno un influsso speciale del demonio sono poveri, poveri perché hanno bisogno di un aiuto e la Chiesa viene all'incontro di questi bisogni, di queste persone e glielo offre. Dunque... Mh, senza dimenticare che il messaggio principale della Chiesa è un altro, riguarda soprattutto Dio, non dimentichiamo però che una parte anche della nostra teologia dogmatica parla dell'esistenza di questi esseri pervertiti e pervertitori che influiscono anche su di noi. Ecco, ma qual è la caratteristica che accomuna eh, gli angeli, sia gli angeli buoni che i demoni? Cioè, qual è la caratteristica che li accomuna generalmente? La caratteristica in che senso? Cioè quest'entità, no? Ah, ecco, allora tutti e due sono esseri spirituali, dunque non hanno corporeità, non hanno materialità, sono spiriti puri e tutti e due. Tutti e due sono creature, dunque non sono creatori, sono stati creati. Tutti e due hanno facoltà spirituali, intelligenza, volontà, capacità di conoscere come capacità ap aperta al vero, al bene, però la grande differenza è questa che mentre gli angeli eh, dissero un sì a Dio e Dio li confermò nella grazia dandogli la gloria, i demoni invece hanno negato Dio e questo ha avuto come conseguenza la perdita non solo della grazia, ma anche della sua chiamata alla gloria. Dunque l'essere eh, in contraddizione con loro stessi, la loro natura che doveva essere eh, inclinata verso il bene, verso il vero adesso va verso il male e verso la menzogna. E quel gran, il dramma dei demoni è il dramma dell'uomo anche in peccato. Il dramma dell'uomo in peccato è quello di essere in contraddizione con loro stessi. Solo che l'uomo in peccato ha la possibilità della misericordia divina, invece il grande mistero che riguarda loro è che loro hanno una situazione di vita ormai irreversibile. Non si può tirare indietro, fare marcia indietro nella loro situazione. Io intanto la ringrazio per questa intervista che ci ha concesso, e poi, visto che si parlava di benedizioni, le chiedo di concludere con una benedizione per tutti i nostri amici. Certo, e anche per te, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù, chiedo di benedire tutti coloro che ci ascolteranno e che seguono questo blog che cerca di portare anche la tua parola al mondo intero. Di benedire Rita. Benedire anche questo corso che stiamo facendo. Te lo chiediamo con fede, con amore, con speranza, sapendo anche che tu ci dai la tua madre come aiuto dei cristiani, come il nostro aiuto. E la benedizione di Dio Onnipotente, Dio che è Padre, Figlio, Spirito Santo, discenda su di voi e con voi che venga sempre. Amen. Amen. E grazie a tutti voi per averci seguito. È stata veramente interessante l'intervista anche a padre Pedro Barahonne, che ci ha dato anche un'ampia descrizione di quello che sono gli angeli, i demoni nella sacra scrittura dell'esistenza che viene testimoniata sin dall'inizio eh, nella Bibbia, nel Vangelo. Gli angeli sono degli esseri di luce, esistono, sono delle creature spirituali, non si vedono ma ci sono. La stessa cosa i demoni che agiscono eh, diversamente dagli angeli in maniera del tutto diversa e subdola. Gli angeli sono angeli di luce, i demoni invece sono tenebrosi, sono Esseri eh, cattivi che purtroppo si sono ribellati a Dio e seminano zizzania, seminano terrore, seminano violenza in questo mondo. Quest'intervista è stato davvero edificante. Poi è stato anche un toccasana pure per questo, per questo corso, come lo sono stati anche le altre tematiche che si sono, che si sono svolte. Una cosa che nel corso è emersa più volte in, vari, in varie relazioni dai vari professori, i vari sacerdoti che si sono susseguiti è stata la gravità. De, degli esorcisti ecco chiamiamoli così ambulanti di persone laiche che senza il mandato ehm, si mettono a fare esorcismi fai da te ehm, una cosa veramente grave perché riesce a creare delle pro problematiche spirituali del tutto ri rilevanti e un altro dato che è emerso Um, è questo, vi sono 250 esorcisti circa in tutta Italia e circa gli indovini, gli indovini i fattucchieri, um, le persone che leggono l'oroscopo, le carte sono circa 60 milioni. Quindi 60.000, scusate, quindi se 60.000 sono gli indovini e i, gi i giarlatani, e circa 250 sono gli esorcisti siamo veramente messi male quindi io, io vi lascio con questa riflessione e con questo numero eh, vi ringrazio comunque di essere stati anche questa sera con noi e vi auguro una buona serata